1, 2, 3, 4, Albi, saluta, 5, taglio, 6, 7. E chi è che manca? Io lo bella, in giro qua. Cosa? 2008. 8. Facci vedere come si tuffa un vero cestino nazionale. Dai, 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 dai. Attenzione, adesso il sasso, l'abbiamo fatto uscire dal park. Oh, ho fatto gli scommetti e quando mi tuffo io metto il coso della goccia. 8 coglioni al mare. Ciupapi mugnagno. Shorty throw that thing. La vogliamo grossissima? La vogliamo grossissima. Thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood. Like she cares silver when she keep on turning head. Cause when she woke that thing, jiggle, and we going back to back. La mattina di mare ci ha distrutto, ragazzi. Siamo venuti a fare il check-in nelle nostre mansion. Benvenuta nella mia casa. Vieni con me. Questa bellissima sala letti, che è pure il salotto, che è pure la cucina. Questa cucina è fantastica. La vuoi chiudere? Dov'è il bagno? Fammelo vedere. Oh, sto cagando. È chiuso il bagno, amici. Allora, qua abbiamo della ghiaia. Sapete la cosa più bella di questa camera? Correte con me. Ecco la cosa la bella della camera. Tanto lo guarda tua mamma sto video. Tutto bene. Dog, so why would I slow it? Make it rain on them, bust a band, then you throw it. We were steady hunting it, even at a low list. High speed road, wanna keep my motor going. Hey, hey, people feel away, but. Mostraci. Adesso chilliamo un attimo, ci prepariamo e andiamo al park segreto che avete già visto nei miei video d'estate. A sto giro, ragazzi, l'ha modificato parecchio. Siamo tutti curiosi, ma soprattutto c'è qualcuno qui che ha dichiarato linee importanti dentro il park prima di venire, prima di vederlo. Le aspettative sono molto molto alte, ragazzi. Cioè, ma vi siete resi conto che da quando sono iniziato a venire io in questo park, la così a così. No, a parte gli scherzi, i ragazzi di ogni anno si sbattono proprio per cercare di cambiare e variare il park. Il park. Il park. Il park. Adesso è veramente completissimo. Loro possono essere l'esempio. Se avete un terreno vostro e volete costruirvi dei salti, con relativamente poche risorse economiche potete costruirvi un park completo, qualsiasi cosa. Fino a poco tempo fa era tutto spesa zero. Ci siamo sbattuti a magari un cantiere che non usava più le cose, un amico che magari gli avanzavano dei tubi innocenti come questi. Beh, i materassi, un mio amico aveva l'hotel. Con le loro risorse e le loro conoscenze sono riusciti a crearsi un park. Chiaramente bisogna essere anche bravi a trovare queste risorse. Non è che se non spendete vuol dire che è facile. È ancora più difficile trovare i materiali, insomma tutto quello che vi serve per creare il park e non spendere. Signor Alessio, rapido tour di tutto il park, delle strutture che ci sono in park adesso. Abbiamo tre linee. C'è la linea dell'airbag, abbiamo la linea della resi e la linea in terra completa, composta da un primo salto in terra, un secondo salto con landing in terra e il boner, una parabolica e poi la feature nuova. Features, una whale tail. No, aspetta, non è una whale tail, è la prima whale tail che vedo in un bike park italiano, anche se privato. Comunque è la prima whale tail vera e propria da dirt triccabile in un bike park italiano. Anche al Mottolino l'avete vista, c'è una piccola onda, ma è un po' diverso quel tipo di onda rispetto a questo. Qua si può proprio triccare. Se possiamo dire quanto è stato speso in totale per creare il park. Tanto tempo. Soldi per la gente che vuole.
4.000? Secondo me rimaniamo sotto i 4.000 comunque. Mi fa capire, ragazzi, che in realtà, vabbè, chiaramente bisogna possedere un terreno per poter costruire questa cosa. Però con poco, con pochi soldi, e soprattutto magari uno non ha la disponibilità di 4.000 euro subito, quindi inizia a fare qualche lavoro come hanno fatto loro i primi anni, dove si sono un po' arrangiati con quello che avevano, hanno messo via i soldi, hanno fatto colletta e si sono comprati anche un airbag. È in vendita, 7.000 euro. È in vendita, facciamo anche le creste. Per farvi capire la differenza grossa da un park tipo il Monza Pizza, è che un park dove girano chiaramente un sacco di persone ed è pubblico, le strutture devono avere uno standard un po' più alto e quindi si spende notevolmente di più. Per farvi capire, un airbag del genere si può comprare tranquillamente in Cina e quindi il prezzo è notevolmente ribassato. L'airbag che abbiamo noi al bike park, già solo l'airbag costa 22.000 euro proprio perché è prodotto in Europa e ha la certificazione CE. Stessa cosa per tutte le altre strutture, noi abbiamo bisogno di fare sempre certificazione, avere tutto a regola d'arte e di conseguenza lì partono soldi a palate, ragazzi. Guarda, a me non me ne frega niente di tutto il resto, l'unica cosa che mi importa qua è la Whale-Tail, che mi ispirava veramente un sacco da quando me l'avete mandata nelle foto. Ma che bel park hanno qua adesso. Bello! Bella la linea, è divertente. Consider is pivotal, trap through the app, make a clap it, no cap it, she tapping it fast, I think that you know they be catching it, standing 6 feet up, casting a shadow, on niggas that talk like they bad, they know that we got it, they talk far from actual, I make the way so tsunami, I dare you to paddle in, the trunk steady rattling, blowing top tier to keep my thoughts clear, I see the opt in fear, I'm on my shot, call it big boss shit, I never know the time, I'm never clocking it, wild flower, I'm like Denzel, I've been the man on fire, bitch, vado a filmare, I'm a real nigga to the coffin still, heart chill from all this talking real, reason life feel like a highlight reel, poppiamo la session con un 3-6 alboretico alla prima. Vabbè, l'alboretata per iniziare la session ci sta sempre. Dai Albi, chiudi la porta a casa sto 3. Nel luogo in cui per la prima volta. Esatto, è il luogo magico, Albi. Anticipato. Vedi, l'aveva anticipato, l'aveva sbagliato, ma il luogo magico ha fatto sì che lo portasse a casa. Dai, 3 we bar. Ah, cos'è che devo fare? Non mi ricordo neanche più. No, ma il primo giro no. No, magari era un pensiero. The way that I ball, I should have played for the big 10 when I touch days. Tu downside, io 3 down i bar. Se mi entra tu lo fai, eh. Deve farlo. Adesso lo voglio vedere qui. Dai, cazzo. Just start my day, I hit the cash dance. Niggas is different now. I was down there, but that's all in the past tense, so I can't stop shit. È andato subito, è la prima. È mai stato così facile fare una sfida praticamente. Prima tutte e due il trick. Perfetto. I just got the crib, never home. No, I can't keep a charge on the phone. So she thinks she in love with a gun. La bar whip qua, ragazzi, è difficile perché è stato piccolo. Stringiamo un casco, sennò lo perdo. Proviamo questo sacchettone. Io non lo chiamo bag, è un sacchettone questo. Sacchettone con un oppo casual. Com'è che fa oppo casual? Ma quindi questo oppo casual era provabile sul bag o no? Per come l'ha fatto lì, sì. Sì, per come poi lo faccio sul bag, no. I'm never throwing a towel in. The pin game hella nice with it. Come si dice in questi casi? Istiga. Allora ragazzi, vi racconto una cosa. Quella brutta persona da dietro ha appena fatto tutta la linea, ma il bastardo è partito proprio senza dirci niente, perché c'ha il cagotto, perché dopo sa che noi siamo lì che lo guardiamo, gli viene l'ansietta, quindi è partito senza di niente, l'ha fatta tutta. Adesso vieni a farcela venire nel video. No, in che fate? Allora, cosa ci fai vedere? Double flip sul primo, 3-6 sul bone. Allora faccio 3 whip bar sul primo. Forza, Tommy God. Okay, you ask for it. Dai. Non mollarla. Dai, che tu ask for it, tell me. Oh, ma che cazzo fai sull'ultimo? Stai morendo.
cadendo sul panettoncino qua. L'hai fatta meglio senza pressure. Però abbiamo filmata. Però esatto, l'hai filmata. Quindi cos'è? La tua run adesso è? Ah, ok, ok. Fai 3-6 sul primo e 3 dallo step down. Attenzione, attenzione. L'ho gasato e quindi ha detto che fa 3 whip sul primo. Dai Sasso, 3 whip. Eccolo. No. Eccolo. La secca. La terra è dura. No, la posta, vivo, è vivo. No, com'è la terra? È dura rispetto al mulce. Ma comunque eri giusto. Sei tu che sei stato un po' molle nell'atterraggio, eh? Sembra il casco di Nicoli dopo che ha cartellato lo step down. Sai che era film uguale. Dichiara. Voglio fare la linea. Quindi primo e secondo per adesso. Quindi adesso prima ti fai altri 2-3 salti belli dritti, belli composti sul back landing. E poi si fa. Deciso, eh? Adesso è tutto tum tum tum. Non si aspetta tanto. Devi andare proprio martellando a fare queste cose. Minchia, devi troppe davate. Ma sì, ma veramente, cioè, è più easy di quel salto lì, eh. Solo che c'è la terra. Tu pensa se non avevi il backland, devi saltare sulla terra. Ai miei tempi, saltavo solo sulla terra. Ai miei tempi. Dai, 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 deciso. Sì. Ah, corto. Dai che è tuo, dai che è tuo, dai che è tuo, dai che è tuo. Sì. Eccolo. Guarda qua, guarda lei. Tu sai che domani... Domani è il giorno. Quello è il tuo obiettivo. Sono stanchi dopo una lunga giornata di tuffi, ragazzi. Domani un'altra. Colazione offerta da Foodspring. Valigie, cesta, c'è la stanza. Hyundai. Hyundai. Spesina. Scusa, scusa, scusa. Che lavoro fai per permetterti quest'auto? Io e cripto. Benzina time. Direzione Laghetti. Laghetti. Io tipo lo stomaco qua. Altro trasferimento. Ultima sofferenza. Bike park. Oggi un solo obiettivo, eh. Sta tremando, ragazzino, dai! Quando io faccio i tiri, guarda che sono così, eh! Non c'è differenza tra me e te! Il problema principale del cestino è che, chiaramente, essendo molto leggero, fa fatica a prendere velocità. Chiaramente, come tutti noi, deve pedalare. Appunto, avendo poco peso, fa ancora più fatica a prendere velocità. Facciamolo! Incazzato, eh? Facciamolo! Tutto la polmonera, incazzato tutto quello che hai. Incazzato. Sfa! Intanto la linea è andata via. Dai, si rifà, eh. Ho posto. No, tutto, 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 tutto. Buono. Oh, shit. Buono così. Obiettivo. Va bene. Il bambino è contento. I trick li abbiamo fatti. Uffi pure. Schienate. Anche. Secche del Sasso a volontà sto giro. Noi adesso abbiamo 3 ore di macchina per tornare a Monza. Che due coglioni. L'estate però non è finita, quindi godo per una volta. Ci vediamo al prossimo video. Bella.